Ai colori del libro Fabio Martini con il suo volume Controvento, un volume dedicato a un personaggio che ha segnato inevitabilmente la storia d'Italia, Bettino Craxi. Perché Controvento? Ma insomma, per molti decenni questa figura è stata inseguita diciamo, da opposti pregiudizi. Chi lo ha considerato l'uomo nero e chi lo ha considerato un perseguitato. Questo libro cerca di andare oltre i pregiudizi, di fare un racconto più possibile oggettivo e quindi in qualche modo restituire a chi è interessato la libertà di giudizio, perché negli anni scorsi si sono sovrapposti appunto pregiudizi opposti e non utili a fare chiarezza. Possiamo svelare come ne esce Bettino Craxi da questo libro oppure Ma no, non è un giallo e ora la domanda è molto spiritosa e giusta. Ecco, dicevo, si lascia al lettore la libertà di riappropriarsi di un giudizio che gli è stato tutto sommato negato da anni di racconti contrapposti e quindi ognuno avrà una risposta propria. Secondo lei ora c'è una giusta distanza storica dai tempi di Bettino Craxi per poter giudicare il suo operato? Penso proprio di no, nel senso che ben 1 milione di spettatori sono andati al cinema a vedere un film, sono usciti dei libri che sono andati bene, eppure il mondo politico e anche quello editoriale della stampa ha mantenuto distanza. Quindi l'opinione pubblica, non necessariamente simpatizzante, è incuriosita, interessata. Invece il mondo politico, il mondo dei media è ancora molto diffidente. Grazie mille. A voi.